Oggi facciamo una base che può servire per varie preparazioni, che è una zuppa concentrata di pesce. La base saranno i nostri pesciolini da zuppa che verranno puliti e verrà eliminata la parte dell'interiore, gli occhi. Abbiamo una base di verdure con sedano, carote, cipolle, porro, timo e delle patate. Andremo a rosolare bene le verdure, inseriremo il pesce, copriremo con brodo di pesce e del sugo di pomodoro. Facciamo cuocere 2 ore in modo tradizionale, dopodiché metteremo in macchina, frulleremo e concentreremo il tutto. Uno dei segreti per fare una zuppa di pesce importante è proprio quella di utilizzare tutte le parti del pesce, perché non è detto che del pesce deve essere utilizzata soltanto la polpa. Quindi Viviana che cosa ha fatto? Ha fatto un fondo di verdure, poi ha messo dentro questi pescetti ed è da lì che abbiamo l'estrazione massima di quello che è il concentrato. Quindi utilizzando nella RoboCubo questi pescetti abbiamo concentrato in maniera ottimale l'essenza di spina, polpa, testa e quant'altro. Una volta frullato tutto, avremo la nostra base della zuppa. Metteremo 1/4 della nostra zuppa all'interno della macchina e inizieremo la concentrazione. Quando inizia la concentrazione, con questo tubicino, con questo liquid feeder, inizieremo a concentrare l'intera zuppa. Questa è la nostra zuppa concentrata, da 15 litri ne abbiamo ottenuti 8 e la nostra zuppa è perfettamente densa e concentrata, oltre che nei liquidi, anche di sapore. E la nostra salsa di zuppa è pronta.